La relazione ufficiale del CLN dice: si iniziano le prime stabili occupazioni delle zone periferiche. Le milizie repubblicane e fasciste si asserragliano nelle loro caserme. I tedeschi si trincerano nel quadrilatero tra Corso Vittorio Emanuele, via 20 Settembre e Corso Galileo Ferraris. Ancora in molti punti si spara. Raffiche di mitraglie e fucilate echeggiano un po' dovunque. Dietro ogni finestra può nascondersi un cecchino. Aprite le finestre, si grida dalle strade. E avanti verso il cuore della città. Il cecchinaggio che per alcuni giorni disturberà la ripresa della vita cittadina incomincia. Si spara a tradimento dai tetti, dalle soffitte, dalle case sinistrate. Tutti vogliono vedere i ragazzi discesi dai monti. Le prime pattuglie partigiane perlustrano la città. Ma già la popolazione esce dalle case, si fa incontro ai partigiani, impazienti di salutarli. Tutti i torinesi sono in strada, tutti sono scesi dalle case. Per le vie di Torino si respira un'aria nuova. Dopo 18 mesi di dura oppressione, è libera.